L'autocertificazione. A me dispiace, e ho seguito anche un po' tutte le ironie che ci sono anche sul web per quanto riguarda l'autocertificazione, e comprendo anche che purtroppo questi moduli sono stati modificati nel corso del tempo. Però al di là di tutto è chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti rimane limitato, è difficile che si possa abbandonare il criterio dell'autocertificazione. Perché è uno strumento, diciamo, di rapida, perché poi basta un semplice foglio per compilare e dichiarare, autodichiarare la destinazione e la ragione dello spostamento. Fino a quando ci saranno delle ragioni che devono giustificare lo spostamento, automaticamente si conserverà il regime dell'autocertificazione. Questo però, lo dico perché è indicativo del fatto che con questo nuovo provvedimento noi non avremo un libera tutti. Non possiamo permetterci, nel momento in cui alcuni milioni di lavoratori andranno a lavorare, nel momento in cui allentiamo alcune misure, non possiamo permetterci di dire si esce liberamente. Comprendiamo che questo regime restrittivo è molto pesante, ci rendiamo conto che a questo punto l'attività motoria, ad esempio, quella sportiva, non può essere più prescritta nelle immediate vicinanze della propria abitazione, però ci deve essere sempre un motivo per spostarsi.